grazie, grazie a tutti voi, grazie alla compagnia di essere qui questa sera. Micium, un'opera da tre soci. Innanzitutto vorrei chiedere, già qualcuno ha visto lo spettacolo ieri sera? Sì? Ok, perfetto. Quindi cercheremo di non rivelare troppo, insomma, per preservare anche il piacere della visione, ma come tutti gli incontri di retroscena si immagina con un dialogo comunque aperto anche con la platea, quindi se ci sono delle domande fateci un cenno e senz'altro vi daremo la parola. Allora, inizierei subito appunto quest'opera che nasce come rilettura, riscrittura dell'opera da tre soldi di Brecht, opera famosissima, debutta in Germania nel 1928. Ecco. Ha fatto il mio grande ingresso. Sono riservato un trono per me. Appunto un'opera che debutta nel 1928, ma che a sua volta riprende una ballata di John Gay del 1728, quindi una filogenesi piuttosto lunga che arriva poi fino allo spettacolo che è in scena al Carignano fino al 5 di dicembre. Un processo, diciamo, per farla in maniera molto breve, di traduzione, di trasposizione, di rilettura, che adesso proveremo a sviluppare con Fausto e gli attori. Personalmente credo che uno degli elementi anche particolarmente interessanti di questo spettacolo è la capacità di calare poi il tutto all'interno di un quadro scenografico molto, molto interessante di Laura Benzi, che ricorda vicino da una parte queste periferie infernali metropolitane e dall'altra personalmente mi ha riportato l'immagine della suburra del satirico di Fellini, di quelle primissime sequenze. Ecco, proprio questo elemento felliniano del satirico mi permette di arrivare subito alla prima domanda a Fausto Paravidino, che qui è autore, attore e regista. Ovvero questa tessitura di parodia e satira, di musica e parola. Come nasce questo spettacolo, questa drammaturgia, da quali urgenze? E un'altra domanda la leggo subito, che cosa rimane di quella, diciamo, di quella critica al teatro godereccio, gastronomico, quegli aspetti più, potremmo dire, comicamente triviali dell'esistenza e del teatro in quest'opera? Pazza, come me l'hai fatta difficile! Allora, ricapitoliamo, quanti erano i già visti? Quanti l'avete già visto? E tutti gli altri non già visti? Ok, va bene, d'accordo. Allora, da dove siamo partiti? Siamo partiti dalla suggestione di Walter Zambaldi, che è produttore, direttore del Teatro Stabile di Bolzano, che aveva l'idea che io avessi l'idea di fare una riscrittura dell'opera da tre soldi che si intitolasse Pinchum, che quindi mettesse al centro della vicenda il re dei mendicanti, che mi sembrava un personaggio terribilmente attuale. Dopo un po' di tempo che io ero in crisi con questa sua idea, gli ho chiesto di specificarla meglio e non mi ha aiutato ulteriormente, per cui da lì è cominciato un arrangiarsi a cercare di capire che cosa poteva essere per me e per noi andare a riscrivere l'opera per soldi, in che modo e per quale ragione. Mi sono confrontato molto all'inizio, ma già quando avevo appena accettato, o stavo per accettare di fare questa cosa, con buona parte di quella che adesso è la compagnia dello spettacolo, su come potevamo reinterpretare questa storia e perché adesso, in particolare con Daniele, con Iris, con Federico Brugnone, che in questo periodo non sta facendo lo spettacolo ed è sostituito da Davide, e poi tornerà che è parte della compagnia. E ci sono appunto due, al di là della fiaba, le fiabe sono sempre loro, non invecchiano mai, sono incollate al mito e continueremo a riscriverle, ma nello specifico invece del lavoro di Brecht c'erano questi due ingredienti: un'analisi del mondo, un'analisi della società capitalista come si manifestava ai suoi occhi, che era il motivo per cui lui ha ripreso questa storia, uno dei motivi per cui ha ripreso questa storia di John Gay, che parlava
di un capitalismo che non era ancora, parlava di una nascita del mercato, ma non ancora del mercato capitalista, quindi lui aveva una forte novità da aggiungere rispetto all'ordine economico del mondo nel suo 1928. E questa è una delle due colonne importanti del testo. E l'altra è quello che tu dicevi sapientemente, insomma, la sua critica e il suo utilizzo del teatro gastronomico come genere popolare per veicolare un certo tipo di idee, per costruire un teatro dialettico che fosse anche disturbante, che fosse anche provocatorio, che fosse nel suo caso fortemente anticapitalista, perché andasse a stuzzicare le contraddizioni di una società nella quale noi vivevamo, ma che utilizzasse come strumento gli strumenti di quello che lui chiamava teatro gastronomico. Di un teatro popolare, ed è il motivo per cui lui questa storia decideva di declinarla all'interno di quello che per lui era un genere particolarmente popolare e di successo, che era appunto questo teatro musicale. Quando lui scriveva l'opera da Tre Soldi era stata ripresa da poco l'opera del Mendicante di John Gay, che era un'operetta e che stava andando molto 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 di moda, e quindi lui usava quello come trampolino per il teatro gastronomico. Noi ci siamo interrogati un pochino su queste due cose, chiedendoci, beh, intanto in che modo era cambiata la nostra società economica, le dinamiche dell'economia di Brecht e giorni nostri, perché apparentemente lui parlava di un capitalismo aggressivo e nascente, noi ci troviamo in un capitalismo aggressivo e nato, per cui voglio dire poco è cambiato, ma allora che cosa dobbiamo aggiungere rispetto a questo? Questa è stata una delle riflessioni che abbiamo fatto, quella pesa, quella leggera invece, quella che riguarda il teatro gastronomico, ci ha portato molto a chiederci, ma ammesso che il teatro possa essere popolare, ammesso e non concesso, perché non è lui in sé per sé un genere popolare, però il teatro in sé, però che cosa potrebbe essere popolare adesso? Quindi al di là del riprendere, cioè non possiamo riprenderlo così com'era con la sua struttura e dire questo è un teatro popolare perché l'aveva detto Brecht, perché oggi non lo è più. Allora che cosa cerchiamo di fare? Queste sono le due cose alle quali abbiamo pensato, e naturalmente abbiamo pensato anche molto, molto al cinema, cercando un genere popolare, perché vabbè, adesso i cinema sono vuoti, per esempio che sia più popolare il teatro, però nell'ultimo secolo aveva guadagnato un pochino di terreno, è più al centro del nostro immaginario, della nostra immaginazione. E così è entrato appunto un altro tipo di musica rispetto al teatro musicale di Brecht, che adesso è musica meravigliosa di Kurzweil, che però adesso noi chiameremmo sofisticate, no? Non è popolare. È entrato un tipo di musica che parli in una maniera un pochino più diretta a un pubblico di oggi, e poi è entrato tutto un tipo di comicità alla quale tu facevi riferimento, che non è più quella di Bertolt Brecht, cioè per dire, a me diverte molto l'opera da Tre Soldi, però l'ho vista anche in teatro, eccetera, ma fa tantissimo ridere. Bene, invece rispetto, sempre Fausto, sul tuo personaggio, Miki, che cosa rimane di Mickey Messer? Cioè, sono ancora tratti dell'eroe gentiluomo in qualche modo, del Don Giovanni, oppure è qualcosa di diverso? Ci sono degli elementi, magari di residuo, di un'ideologia, se così vogliamo chiamarla, ce ne parli? Mickey Messer è uno dei personaggi che io ho trovato nel ripensare all'opera di Brecht, mentre Pitchum mi sembrava che fosse diventato, e forse aveva ragione il produttore, ancora più attuale di quanto lo era ai tempi di Brecht, se un po' seduto e accomodato al centro del canone, non è uno degli attori del nostro presente, è capo del nostro presente, no? Invece per contro Mickey Messer mi sembrava un pochino, non tanto il più invecchiato, perché già era un'invenzione, però un personaggio che esisteva soltanto all'interno di un mondo immaginario. Non sono riuscito a farmi venire in mente, neanche parlando con voi, l'equivalente
reale, adesso attuale, di un bandito, 102 uomini, un tagliagole, però terribilmente seducente, la cosa che ci è venuta in mente di più vicino a quella era la Lanzasca, però lo chiamiamo contemporaneo, la Lanzasca, è comunque uno che viene da un altro mondo, un mondo che comunque è finito, anche il mondo suo, no? Quindi quale delinquente adesso ti innamoreresti? Allora questo pirata l'abbiamo spostato completamente, l'abbiamo fatto diventare un neonazista di fantasia, insomma, invece che renderlo un Don Giovanni, una persona brillante, affascinante, dicendo, abbiamo pensato di togliergli tutto il cervello, di non lasciargli neanche un pochino andare a vedere che cosa succede dentro una mente vuota in questo mondo. E questo poi è vedere come lo potevamo quindi andare a riempire, per cui invece che avere a che fare, essendosi il capitalismo così accomodato, essendosi preso tutto questo spazio, l'alternativa l'abbiamo cercato di costruirla non come un'alternativa affascinante, seducente, ma come un'alternativa completamente priva di fascino, perché tutto gli spazi erano stati occupati. E allora l'abbiamo preso un personaggio vuoto, come può essere vuoto un neonazista, però è vuoto in realtà, è pieno di rabbia, gonfio di rabbia, tantissima rabbia che viene dall'impotenza che genera un mondo nel quale non c'è alternativa. Se non c'è alternativa, il tuo dissenso prende la forma dell'impotenza e quindi della rabbia. Bene, invece Picium, appunto l'antieroe eponimo, interpretato da Rocco Papaleo, che rapporto ha con da Re dei Mendicanti qui a commerciante borghese? Ecco, che rapporto ha con il denaro e nel contempo anche con la sua famiglia? Che individuo è questo Picium? Si va svelando sera dopo sera, diciamo, sinceramente potrei dire che è un personaggio più attuale degli altri, o certamente quello che più ha conservato forse delle caratteristiche, no, dell'opera originaria. Rimane il discorso della centralità, no? Fausto ha affidato, insomma, ha ingigantito un po' il ruolo, l'ha messo un po' al centro della questione, proprio per le ragioni che si spiegavano prima, che poi Fausto le spiega anche molto meglio di me, quindi è inutile che le ripeto, cioè il capitalismo nascente, il capitalismo degenerato, poi non intendo più di canzonette, forse più tardi. Detto questo, insomma, per non passare proprio da cretino, dirò che Picium è un personaggio al quale, credo, Fausto, correggimi se sbaglio, viene affidato un po' il racconto di formazione, no? di questo show, perché io continuo a pensarlo come uno show, questo spettacolo, uno show forse più introverso di quelli che vedete in televisione il sabato sera, ma sempre di show si tratta. E non so perché ho detto questo, ma mi piaceva l'idea di pensarci in scena in un entertainment, questa idea di comunicazione popolare, molto diretta, molto empatica, se vogliamo. Quindi Picium fa proprio questo nell'ambito dello spettacolo, mi sembra, comunque io tento di far questo, di raccontare come attraverso gli eventi di cui è partecipe e anche vittima, si ravvede e offre una chiave di lettura al pubblico, insomma, no? Rispetto a questo presente così problematico e vuoto. Quindi, stringendo per rispondere alla tua domanda, chi è Picium? Picium è proprio una specie di
segnale di allarme per la società. E non è male questo. Ecco, una, tra l'altro appunto una questione rispetto anche quindi alla, all'attualità di Picium. Cioè, non so, anche vedendo lo spettacolo, ha una profondità morale, dobbiamo cercarla in lui, anche ad esempio penso al rapporto con i mendicanti o con, non so, con questa sua ricerca poi della figlia. C'è questo spessore. Ma ce l'hai con me. Naturalmente è una persona che vive le dinamiche e le sue relazioni in un modo più o meno canonico, insomma, no? Cioè, sfrutta delle forze lavoro, insomma, in nero, forse proprio da lì viene no, dire che il lavoro nero è... Non credo. Può darsi. Io ci farei una riflessione se fossi in voi. Però, e poi ha i suoi affetti, a questa figlia, che gli rimprovera però a un certo punto di non essere portatore di un vero sentimento amorevole, ma lo accusa di possesso, insomma, no? C'è questa idea che mi viene strappata la figlia come se mi fosse stato strappato un negozio, insomma, no? Quindi i sentimenti che sono dentro quest'uomo sono sentimenti, diciamo, quantomeno malati, almeno io così lo vivo, anche se, essendo padre, no? Avendo un figlio più o meno dell'età di Romina, di Pogli, mi viene difficile pensare proprio ad essere completamente asettico, no? Rispetto a un... Quindi credo che per quanto io possa, diciamo, abbandonarla quell'idea così cinica, se volete, di paternità, di relazione, comunque credo che in lui, o almeno nel mio Picium, se lo posso chiamare mio, ci sia sempre però una componente. Guardo mia figlia anche un po' con un sentimento paterno e ovviamente un sentimento un po' degenerato, perché voglio per lei qualcosa di più che uno sbruffone neonazista, ma credo che sia anche un po', in qualche modo, ci sia una componente un po' normale nel non volere che la propria figlia stia con un neonazista, diciamo, io mio figlio con un neonazista non ce lo vedrei, ecco. Moralista? Sì, sì, diciamo, io sono un po' moralista. Va bene, grazie. Fai oltre, Piero. Adesso vado oltre. Infatti vado su Fusetti, il Rosalba, questa prima cittadina, una Tiger Brown, per continuare in parallelo con Brecht, in realtà vestita di rosso, di questo rosso fortissimo, con queste implicazioni simboliche e anche politiche forse. Che cosa muove questa prima cittadina? Ad un certo punto c'è proprio questo tema che viene posto in scena, gli affari, il potere, come è arrivata, dov'è? Allora, Rosalba viene come me dalla periferia, quindi arriva da una zona di disagio sociale dove quindi c'è da trovare una sorta di coraggio dentro di sé e negli amici per poter sopravvivere, per poter trovare un'idea di mondo migliore. A Rosalba, a differenza mia, è capitata l'avventura di imbattersi nella destra, invece che
nelle case occupate, come è capitato a me, fortunatamente. E però ha trovato nella politica la salvezza, pensando di poter portare salvezza anche a tutti gli altri. E grazie a tutti gli altri, che sono i neonazi, un'alleanza, quindi politica e pratica, perché vediamo i neonazi come persone che possono sovvertire un ordine, che quindi viene bene tirare un po' di qua, un po' di là. Lei è riuscita a tirarli verso di sé grazie ad amicizie giovanili, è diventata sindaco. E la cosa interessante per me è che, pur non condividendo un'appartenenza politica con Rosalba, la vedo come una persona con una forte centratura morale, anche se, come sappiamo bene, i movimenti di palazzo, come si usava dire negli anni 70, sono sconosciuti a noi, sicché abbiamo un Movimento 5 Stelle che va al potere con grandi parole e poi si trova ad avere a che fare con una serie di accordi pre-nascita, una serie di cose di cui in modo molto naif le persone che arrivano adesso alla politica sono all'oscuro, un po' per ignoranza vera. Era scolastica, intendo. Delle cose, del mondo. È un po' per idealismo. Cioè, mi sento a malincuore di difendere queste persone che del resto ma le difendo come attrice, ovviamente. E come tale cerco di mettere in luce i loro punti deboli per poter rendere forti noi cittadini che votiamo. Ok, e questo è Rosalba, non lo so se ho risposto, forse sono andato un po' oltre. Vabbè. Non so se c'è qualche curiosità dalla platea su Rosalba, no? Va bene. Allora io andrei avanti perché prima è venuto fuori il tema dell'amicizia e c'è una figura di amico che vive una situazione particolare di conflitto interiore, che è Marzio, interpretato da Davide Dorino, che è anche Filch nell'opera. C'è posto per l'amicizia, per i buoni sentimenti, per la filia in questo appunto in questa periferia infernale piena di miserie? Marzio si trova in una situazione molto difficile, effettivamente. C'è posto, questo non lo so se c'è posto, però noi abbiamo, almeno anche sotto la direzione di Fausto, abbiamo, da come è anche scritto il testo, abbiamo cercato di disegnare un amico che sì, lo tradisce, però fino all'ultimo vorrebbe aiutarlo. Quindi non è proprio un Giuda, come si parla di tradimento, la prima cosa che viene in mente, no? Ma ci cade un po' in questa pressione che viene fatta da Picciu. Un po' ci cade, mi viene in mente quando alcune volte, per magari poco coraggio di prendere determinate posizioni, tu senza volerlo fai delle scelte che non vorresti e penalizzi qualcun altro. Almeno questa è l'interpretazione che posso voler dare io all'azione che fa il mio personaggio. E in effetti lui cerca in tutti i modi di salvarlo fino all'ultimo, così a me piace pensare. Non so se ho risposto. Bene. E Filch, sì, no, infatti, poi dopo. No, perché non l'ha visto, quello capirà. Chi è? Lasciamo, non facciamo troppi spoiler. Ecco, invece poi ci sono anche, oltre al sindaco, altre due figure femminili in questo spettacolo, che sono qui accanto a me, Marianna Folli, Costanza, moglie di Picium, e Romina Colbasso, Paul.
Polly, la figlia che viene in qualche modo così, diciamo, rapita. In realtà no, termine improprio, ma vabbè. Detto questo, due figure femminili un po' particolari oscillano tra l'ingenuità, l'inconsapevolezza, ma in realtà sono in alcuni casi molto più consapevoli e determinate di altri personaggi. Come si muovono queste figure in questo ambiente? Iniziamo magari da Polly. Allora, come si muove Polly in questo mondo in cui secondo me non viene rapita, ma anzi decide lei proprio di andarsene e di scappare dal padre, da Pichum, che è il contrario di quello che è lei, perché se Pichum è mosso dal profitto, dell'interesse, Polly invece è mossa semplicemente dai sentimenti. E quindi innamorarsi di Miki, anche se neonazista, non è niente di strano, no? Una volta che scopre l'amore, è l'amore che illumina il suo percorso, e quindi poi per amore di Miki incontrerà anche la violenza, e secondo me non solo la violenza, diciamo, delle scorribande fatte con Miki, ma anche la violenza nel rapporto col padre, in un rapporto possessivo, no? In un controllo che vuole esercitare Pichum su di lei. Costanza. Vado di Costanza. Allora, Costanza è la moglie di Pichum, la signora Pichum. Spoiler gigantesco, no, vedete. Sposa alla fine. Partiamo proprio dagli albori. No, Costanza è un personaggio, secondo me, estremamente divertente da interpretare, perché l'abbiamo affrontata così, perlomeno, una donna a cui piacciono molto i soldi. E da principio, insomma, approcciarsi a un personaggio a cui piacciono molto i soldi, almeno da me idealista un po', viene da dire questa è una stronza. E invece siamo andati esattamente dalla parte opposta. Quindi per lei i soldi sono, e le borse sono, la vita. Non per niente il negozio si chiama la borsa, è la vita, no? Ed è sinceramente la sua vita, quindi ci crede realmente con tutta se stessa, quindi nel momento in cui c'è qualcosa o qualcuno che possa danneggiare le borse, la sua vita e quella della sua famiglia va totalmente a pezzi. E è giusto? Non è giusto, è meglio. Va così, intanto ripasso anche per stasera. Va totalmente a pezzi. Quindi, ecco, Costanza non penso sia ingenua. Costanza segue l'istinto, vogliamo dire l'istinto femminile? Sì, cioè io sento che in qualsiasi momento lei possa prendere una decisione, fare anche qualcosa di folle, ma perché lo sente profondamente e lo sente emotivamente, quindi è sempre lì per andare fuori di testa e non rilassarsi mai, invece per stare calmo, cioè sempre secondo me su questo crinale, insomma. E volevo dire una cosa, non mi ricordo più. No, e quindi in questa notte pazza in cui uno dei neri viene decapitato, una notte in cui la luna è impazzita, ci siamo detti tutta la vita della famiglia Pichum va piano piano in pezzi, quindi la figlia esce con un nazista, il marito Costanza non lo riconosce più e dice quindi ma che cosa sta succedendo, e attraverso delle battute credo restituisca anche al pubblico un pensiero che il pubblico stesso fa in quel momento, no? Però lei non vuole fare la simpatica, dice semplicemente quello che le passa per la testa in quel momento. Questo credo. Okay. Grazie. E chiuderei questa carrellata di tutti dell'intera compagnia con Daniele Natali che la domanda arriva puntuale rispetto all'uso delle
delle maschere all'interno di questo spettacolo? Era una domanda prevedibile. No. Vedete, posso parlare dell'uso delle maschere nel teatro contemporaneo? Forse la prendiamo un po' da distanza. Rimane in teatro. No, rispetto all'uso della maschera sì, appunto, sì, in questo spettacolo. Sì, ma diciamo, non credo che l'uso delle maschere in questo spettacolo sia dato semplicemente dal fatto che c'erano più personaggi di quanti attori eravamo in compagnia e quindi dovevamo moltiplicarci in qualche modo e le maschere ovviamente ci danno la possibilità di interpretare più ruoli, di calarsi completamente, diciamo, in ruoli diversi, facendo sembrare sul palcoscenico facendo sembrare il palcoscenico molto più pieno di persone di quello che è in realtà. Però a parte gli scherzi, le maschere danno, credo, anche una cifra, una cifra, diciamo, ben precisa, che è quella un po', diciamo, più, come dire, più grottesca, fra virgolette, o più fumettistica da un certo punto di vista, facendo diventare la violenza qualcosa di quasi da cartone animato, insomma, e quindi permettendoci anche di esagerare in alcuni punti, di non essere troppo legati a una forma di realismo, no? E quindi portando, estremizzando anche i momenti in cui c'è, nello spettacolo ci sarà del sangue, questo non è uno spoiler ma è pubblicità, quindi sappiate che se venite vedrete molto sangue, ci sarebbero potute essere anche molti colpi di pistola, ma purtroppo qui a Torino non potremo farlo e quindi così oggi no, ok. No, volevo così buttare una piccola polemica. E niente, insomma, poi per quanto mi riguarda, appunto, io ne cambio tre di maschere, faccio uno dei lavoratori di Picium all'inizio, appunto, uno degli extracomunitari che lavorano per lui e che lui manda in strada a vendere borsette a basso costo, che lui però vende nel proprio negozio invece a prezzo pieno, e le stesse borsette vengono rivendute in strada in modo che lui prende, diciamo, tutto il mercato, sia quello ufficiale che quello in nero dei mendicanti, appunto. E poi interpreto uno della banda di Michi, appunto, uno che si chiama Uno proprio, che è il cattivone più cattivo di Michi, perché è perché è uno che uccide, perché tutto sommato è uno psicopatico, ecco, uno che uccide però senza neanche motivo, se non per qualche recondita ragione che non, come dire, che non è chiara neanche a me. E poi la Cicci, che è appunto una amica della moglie di Picium, che appare in una scena sola, dice una battuta sola, però insomma ha una presenza imponente. Poi c'è un quarto personaggio che non rivelerò, che invece interpreterò senza maschera, almeno senza maschera, diciamo, di lattice, ma con un altro tipo di maschera. E basta. E poi suono anche la chitarra, e do anche una ramazzata al palco. Ecco, rispetto alla musica invece, sì, questo la lancio un po' così al centro, poi come sono nate queste inserzioni, anzi è proprio un continuum all'interno di quest'opera musicale, ma in varie forme, recitativi, musica, documentazione, insomma, come sono nate, come le avete integrate, ci sono state difficoltà? Qual è stato la capacità di tenerle insieme all'aspetto invece più verbale?
Chiunque voglia rispondere. Non voglio rispondere. Vai, vai, vai. Ma appunto quella è stata, diciamo, dall'inizio una grossa difficoltà, perché avevamo a che fare con l'opera di Tre Soldi di Brecht e Weil, per cui voglio dire, non è come far finta che non ci sia la musica nell'originale, qualcuno te ne chiederà conto, per cui anche se tu te ne freghi, il pubblico non se ne fregherà, qualcuno verrà a dirti, e vai, scusa. Quindi ci siamo dovuti porre il problema, dove anche dire la facciamo senza musica diventa una scelta forte, diventa, allora perché la facciamo senza musica? Ci interessava capire in che modo potessimo mettere la musica comunque in primo piano, non usarla come musica d'accompagnamento o d'atmosfera, ma in che modo metterla in primo piano senza fare l'opera musicale, senza andare in quella zona dove secondo me, perlomeno per la mia sensibilità, la musica crea una distanza, allunga la distanza invece che accorciarla. Se non con il pubblico la musica piace, perlomeno con il testo, sarà una cosa mia personale, però quando si mettono a cantare io non seguo più le parole, seguo la musica, e quindi per me l'azione si interrompe. Allora cercare di usare un modo all'interno del teatro e non dell'opera in cui la musica fosse in primo piano e a servizio della storia, che rendesse la storia più forte e non la interrompesse, è stata una delle cose sulle quali abbiamo lavorato, una delle mie zone di difficoltà, per cui ho scritto la pièce in buona parte in versi, dicendo se vogliono diventare canzoni, se troveranno loro la necessità di diventare canzoni, magari la diventeranno, altrimenti rimarranno delle parti in versi. E abbiamo cominciato a fare degli esperimenti, cercare di capire come poteva suonare questa storia, gli esperimenti con il musicista della storia, che è Enrico Melozzi, che continuava a fare esperimenti sul ruolo della musica nella faccenda, e a fare esperimenti noi in prova con Daniele Natali, che provava a mettere dentro musica di repertorio e con la chitarra a suonare, a fare, a provare ad appoggiare la musica su questa scena, su quell'altra, e via dicendo. E così, in maniera empirica, semplicemente, provando la prima una e poi l'altra, siamo arrivati al punto in cui siamo adesso, che non è un punto definitivo, è un punto dove per il momento abbiamo della musica diegetica, cioè della musica che di repertorio, che dà un'atmosfera, e della musica, è un impianto un po' punk rock, suonato un po' dal vivo, un po' no, misto, insomma, che è la colonna sonora dello spettacolo, sulla quale ci sono quelli che per il momento sono dei recitativi e che chissà, che magari piano piano si trasformano in canzoni. Ogni tanto esce una nota, però ogni tanto esce una nota che però per il momento lasciamo venire dal bisogno degli attori, quando sentono che questa cosa può diventare più forte, più efficace, se diventa cantata si seguono, ma cerchiamo di non usare la canzone al posto del teatro. Perfetto, io chiederei a voi se c'è qualche curiosità, qualche riflessione, qualche domanda per gli attori. Una curiosità, questo non è frivolino, ma mica tanto. Cioè chiedere a lei la ragione che l'ha indotta a scegliere un attore come Papaleo, che è un attore completo, ha più registri, comico, drammatico. Sicura? Sicurissima. Oltre che musicista, cantante, eccetera. La seconda domanda, le maschere. Allora, io ho una curiosità. Qui parliamo di teatro espressionistico, parliamo di Brecht. E mi domando la ragione per la quale voi avete utilizzato la maschera soltanto per far comparire numericamente più persone.
Però la maschera, sempre nell'espressionismo non pittorico ma teatrale, è proprio il sinonimo di questo sgangheramento esistenziale che vive l'uomo. Cioè, dico bene, e quindi tutto il discorso della violenza, dell'atrocità e anche della difficoltà dell'uomo di vivere all'interno di questa condizione fa sì che appunto ci sia la maschera pobre, occulta, mistifica. E volevo, mi è venuto questo pensiero perché sentendo di parlare di maschere ho avuto questo aggancio prima pittorico, no? L'espressionismo in pittura e poi teatrale. Detto questo, lo spettacolo lo vedo il 3 dicembre. Ah, non ho visto che ho detto queste belle cose, hai visto? Beh, non sono frivole per niente, anzi sono profonde. Per fortuna contengono già la loro risposta, per fortuna. La sopra. Rocco è il nostro salato gastronomico. Sì, Rocco è il teatro gastronomico, come direbbe Bertolt Brecht. No, poi io diciamo un chiarimento sul teatro gastronomico. Chiederei a voi, anzi, su che cosa c'è di gastronomico oggi nella nostra, cioè che cosa viene riportato di gastronomico nelle nostre vite in questo spettacolo? Teatro gastronomico, giusto per dare insomma un'informazione, è un'espressione che viene utilizzata da Brecht negli scritti teatrali per indicare appunto le forme più di consumo borghese, più di intrattenimento, più diciamo appunto intrattenimento serale, ecco, un'idea di teatro, la sua invece molto diversa, molto lontana. E appunto da lì partiva la mia prima domanda, cioè quali sono gli elementi che ritornano qui, insomma, come un elemento gastronomico della nostra vita che hai deciso di riportare qui? Streller ha fatto l'opera a 3 soldi con Modugno, da Marocco, che è un attore, un regista comico, drammatico, cantante, molto molto amato dal pubblico, molto più di me. Ci sarà una ragione. E ci sarà una ragione. È proprio quella ragione che vogliamo vedere, così come è interessante per Rocco, perlomeno non voglio parlare al posto suo, però lo dice spesso, così come è interessante per lui mettersi in un tipo di operazione nella quale di solito non si mette, in un teatro che non ha mai fatto, per lui è un po' una novità, penso che sia interessante simmetricamente allo stesso modo per la commedia andare verso Rocco. Vedere cosa le succede, si viene interpretata da un attore molto amato dal pubblico, ma quindi sul quale il pubblico proietta un certo tipo di aspettativa, con la quale noi giochiamo, a soddisfare e deludere. Rocco, essendo un attore molto molto amato dal pubblico e da noi, va in scena accompagnato da un pregiudizio positivo. E il fatto che Piccium venga accompagnato, Piccium che è un antagonista, che rappresenta un mondo che noi dobbiamo cambiare, venga accompagnato da un pregiudizio positivo, è un grandissimo aiuto sia per Rocco sia per la commedia, per avere a che fare con un teatro dialettico. Per le maschere, in realtà abbiamo principalmente, le maschere sono sugli immigrati e i nazisti, ovvero coloro di cui non sappiamo assolutamente niente, cosa c'hanno nella testa. E la maschera. Sì. E anche la Cicci, che è la moglie del questore. E la maschera ha questo vantaggio di aiutare il pubblico a proiettare altro, quello che pensi, e poi la storia ti porta dove non pensavi. La maschera ha questo vantaggio sugli immigrati e sui nazisti.
Sì, poi volevo dire che nel senso io scherzavo prima, non è che la scelta è stata fatta in una maniera così cialtrona, cioè c'era comunque già una volontà di usare le maschere, credo proprio da tempo, è già tempo che Fausto lavora con le maschere, quindi c'è in realtà una ricerca che si fa da tempo e non è solo perché siamo in pochi, diciamo. Scusate se ne ho passato così tanto il livello. Ma esatto, pensiamo, che studiamo. Cioè, sì, ma quando... Volevo fare una piccola domanda al sindaco, perché mi piace, mi intriga questa figura. In tutta questa cosa di questa donna così strana, così politicamente manipolatrice, in qualche modo mi pare di capire, io lo spettacolo non l'ho ancora visto, andrò venerdì. C'è qualcosa di positivo? Fa qualcosa di positivo per la società oppure no? Pur nella sua... eccezione, diciamo. Certo, ma allora, innanzitutto io, Rosalba, non è una manipolatrice in realtà, come la maggior parte di quelle figure, la maggior parte, principalmente quelli che restano poi nella zona medio-bassa, quelli che restano più sconosciuti, non è una manipolatrice, arriva su grazie ad altri appoggi. Ma è decisamente positivo per me, perché a parte che ogni scena la comincia pensando di avere in mano la situazione e la finisce sempre bastonata. Ok, quindi e ha veramente una, questo è interessante, lei è moralmente molto solida, ha dei principi molto solidi. Lei, ad esempio, crede, è l'unica, mi sa, veramente a credere nell'amicizia come forma di salvezza. Ok, quindi, quindi sì, poi si trova a dover fare scendere a dei compromessi, ok? Quindi è molto strano, perché poi uno dice. Allora, un buono e un cattivo, questo poi sta al pubblico, ok? Io metto in scena un personaggio, io la difendo, ok? Nonostante quello che può portare in scena politicamente, io la difendo. È stato anche un lavoro un po' complesso, perché ho accusato lui di aver scritto il ruolo per un uomo, quindi dicevo, perché una donna se l'è scritto per un uomo? Quindi ho dovuto trovare, lui dice, perché per me è una donna, quindi ho dovuto trovare degli aspetti femminili anche lì dentro per poterla difendere, altrimenti non sarei stata in grado di difenderla, perché sono una donna. Della situazione critica data dagli immigrati, dalla rappresentazione dei gruppi nomadisti, dallo sfruttamento del lavoro, pensa ai propri interessi e bisogni e speranze personali, fino al punto da arrivare a discutere animatamente col padre, non quando scopre che suo padre fa queste cose, ma perché il padre si oppone a questo amore, insomma, pittoresco con questo personaggio. Allora, io ho visto un ruolo così, cioè una rappresentazione più politica, ecco, di questa figura. E volevo capire se è solo una mia lettura, ma che non era un messaggio che voi volevate dare. Mentre invece la figura del padre è molto più positiva, nel senso che il padre, è vero, fa queste cose
ma al finale dice altro. Io ho visto questo. Le butti? Tocca a te, su. Vabbè, che padre sia una figura positiva perché fa queste cose ma nel finale dice altro, è perché è una redemption play. Nasce, cioè, nel dramma dei vizi, dove lui fa un suo percorso di formazione, dice giustamente, però nasce in un modo e finisce in un altro perché la commedia gli fa qualcosa, cambia, non è una figura positiva, si spera che lo diventi almeno in parte. Per quello che riguarda invece il personaggio di Polly, è molto interessante quello che dice, non... lei intende non Polly, come dice Polly, non mi permetterete di dire che è interessante. Non so se ci avevo mai pensato, nel senso che è come se in un certo senso lei provasse una sorta di fastidio perché Polly si fa i fatti suoi, ovvero perché che si occupa soltanto del suo amore invece che dei problemi del mondo, invece che occuparsi del fatto che suo padre sfrutta i migranti, del fatto che i nazisti probabilmente li decapitano. Fino a quando questo non va a toccare il suo amore. Può darsi, però non me la sento di giudicarla neanche un po' per questo, cioè nel senso ci viene presentata Polly come una naufraga. Lei è veramente una naufraga di questo mondo, l'unica sola. L'unica persona veramente sola, per cui sì, da un lato possiamo occuparci della sua psicologia come se fosse un personaggio che non rappresentasse un mondo, rappresenta se stessa, lei è fatta così perché la sua famiglia e via dicendo. Però effettivamente questo ha a che fare con un teatro psicologico, non con un teatro dialettico. All'interno di un teatro dialettico si suppone che in qualche modo ognuno abbia la responsabilità di rappresentare una condizione che sia una condizione sociale, non una condizione psicologica, personale, privata. E allora in che modo la andiamo ad assolvere? Mi pare, sempre per seguire la sua suggestione, che Polly rappresenti una nuova generazione che è nata in un mondo dove esiste soltanto il privato, dove è cresciuta, è stata allevata da una società che ha privatizzato talmente ogni cosa per cui io non posso neanche immaginare che esista un orizzonte che va al di fuori del privato. E quindi sì, certo, l'unico valore positivo che possiamo avere è essere innamorati dell'amore e non c'è quasi nient'altro, a meno che tu non sia un personaggio straordinariamente baciato da qualche idealismo, a meno che non sia Greta Thunberg, però se si sveglia Greta Thunberg tutta la società patriarcale la impallina, insomma, e con che violenza, ragazzi! Quindi Polly cosa fa? Si muove all'interno dei confini che il mondo le ha dato, no? Possibilità nel privato e al di fuori di quello, se vuoi, sensi di colpa, no? Noi ai nostri tempi facevamo, voi no. Va bene, allora, se non ci sono altre domande, io siamo puntualissimi, chiuderei qui, chiedo anche ad Anna. Ringrazio moltissimo gli amici di attori di essere stati con noi, di aver dialogato con noi con grande disponibilità e gentilezza. Ringrazio voi, vi ricordo l'appuntamento fino al 5 di dicembre a Carignano e vi auguro buona serata. Grazie.